something like boom to the left, boom to the right. Now move a little back and do a thing right. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce for me. I said move to the left, move to the right. Let's shake a little bit and move it all tight. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce. We can do it all weekend. Ben ritrovati con il nostro sesto appuntamento della seconda stagione di Bergamo a Canestro, il magazine settimanale con cui cerchiamo di affrontare un po' le varie realtà della pallaspicchi bergamasca. Innanzitutto presentiamo il nostro gradito ospite odierno, che è Lorenzo Carotti, play titolare della Remer Blue Basket 1971 Treviglio. Ben ritrovato Lorenzo. Grazie. Con lui vedremo un po' di affrontare quello che è il momento tutt'altro che felice. C'era stato un momento di picco nel derby di giovedì, un derby che secondo me ha avuto dei dati positivi, o per voi sicuramente per i primi e gli unici due punti che avete fatto in rimonta, sì. Vincendo a supplementare, ma secondo me è stata bella anche l'atmosfera, c'era tanta gente, ricordo 2.396 paganti infrasettimanali, non sono pochi, alla fine potremmo valutare in circa 2.700 persone quelle che c'erano al palazzetto di Treviglio, ma soprattutto un'atmosfera molto tranquilla, quindi quella che penso che anche voi dal campo abbiate respirato più o meno la stessa atmosfera, sbaglio? Sì, un'atmosfera bellissima. Io non avevo mai giocato questo derby, ovviamente, anche perché è il primo che rifate dopo tanti anni, molto bello, atmosfera, come hai detto te, positiva, ci hanno dato molta carica ai nostri tifosi quando eravamo sotto, siamo stati bravi a non mollare e alla fine abbiamo vinto. Qualcuno dice che avete buttato dentro troppe energie nel derby e alla fine ne avevate di meno domenica, può essere? Può essere, perché comunque è stata una partita a livello di energie molto dispendiosa, però cioè, non è una scusante per la partita che abbiamo giocato domenica a Biella, perché sì, eravamo stanchi, abbiamo problemi fisici, l'abbiamo detto e ridetto, però poi una volta che vai in campo bisogna anche vai per giocare, cioè non, i problemi fisici rimangono comunque fuori. Ecco, un paio di cose strane dalla partita di Biella: avete subito tanto Vildera, e quello sinceramente non era nelle previsioni, e obiettivamente dopo un primo tempo in cui avete un po' arrancato oggettivamente nella ripresa, dimmi tu anche se dal campo hai avuto la stessa impressione, non avete mai dato veramente, ancora ripetisco, l'impressione di poter ribaltare Tu che impressione hai avuto dal campo? L'impressione, il primo quarto abbiamo pagato le tre bombe di Saccaggi, che niente, Saccaggi messa, da è stato, massa, se non ricordo è male, stato giusto? Bravo, è stato molto bravo. Un paio in transizione sono state sì, comunque letali, non, diciamo. Sì, siamo andati subito meno 10. Il secondo quarto abbiamo retto botta più o meno, sì. Poi il terzo quarto in trasferta prendi due canestri subito, da meno 14 vai meno 20, e è molto, molto difficile, specialmente in un campo come Biella. Abbiamo subito Vildera, ma abbiamo subito secondo me un po' tutti i loro giocatori, erano più pronti fisicamente rispetto a noi. Sims ha fatto Sims, una bella sì, partita, un altro niente da dire, ha segnato, come si suol dire, ogni volta che ha alzato la mano l'ha messa, sì, o quasi. Sì, sì, sì. Quali. E voi invece purtroppo dei due stranieri si vede che non sono a posto, mettiamola in questa io forma ho giocato generica. Sì, io ho giocato contro Jamal l'anno scorso a Rieti, dove Male. ci ha fatto molto molto male, esatto. Fatto male. Mi sembra fece 26 o 30 punti, ma dominando completamente la partita. Non è questo giocatore qua, è evidente, perché comunque fisicamente non è a posto. Chris uguale, viene da 20 giorni di stop. Poi ci hai giocato un anno intero, ci ho quindi giocato un anno insieme, hai un'idea abbastanza ben precisa più chiara, sì, è di più chi precisa possa di, essere Chris esatto. Roberts. Quindi viene da 20 giorni di stop con la partita cioè non si sapeva se lo giocava o non giocava, perché comunque aveva questo problema Esatto. fisico. Speriamo di riprenderlo il prima possibile, così come Jamal, che stia meglio il prima possibile, perché abbiamo bisogno di loro. Lorenzo Carotti, non sei ancora riuscito a entrare a far vedere il tuo valore fino a questo momento, o sbaglio? Sì, sto facendo un po' fatica in campo, però cioè son positivo, perché
Comunque, secondo me siamo Almeno una tu buona fisicamente sei a squadra. posto, Io diciamo. fisicamente sono a Almeno posto, sì, fisicamente sono a posto e sto bene. quello. Secondo me siamo una buona squadra. Siamo giovani, dobbiamo ancora trovare dobbiamo ancora capire quali sono le figure, I punti di i punti riferimento, di diciamo. riferimento della nostra squadra. Secondo me, una volta che dobbiamo essere bravi noi a comunque a farle emergere o a far uscire chi è comunque i punti di riferimento nostri, e una volta che li abbiamo chiari, ovviamente tutta la squadra deve seguirli. E niente, Non è facile non è però, facile non è un perché momento, dobbiamo dirlo sinceramente, non è un momento facile. non è un momento facile, però noi siamo fiduciosi, ci alleniamo forte, siamo tutti bravi ragazzi che vogliono far bene, un allenatore che ci dà molta fiducia, una società che ci dà molta tranquillità nonostante comunque queste sconfitte, quindi abbiamo tutto per far bene e si può fare solo che meglio. Qual è l'aspetto che stai in cui stai facendo un po' più di fatica? Ma comunque io l'anno scorso ero un giocatore, si può dire, gregario, cioè ero comunque un giocatore Non importante, eri un però primo, non eri un il primo uno dei primi terminali esatto, della squadra, diciamo. no, ma a parte terminali, proprio anche come figure di riferimento in campo, io avevo Fabio Baldassare, che sono due figure molto più, che spostano molto di più rispetto a me, mi tolgo il cappello davanti a loro due. Quest'anno comunque dobbiamo, anch'io devo diventare più protagonista, ma non a livello di punti, proprio a livello di Di personalità in leadership. campo, certo. Devo crescere anch'io, dobbiamo crescere tutti, ma io penso che debba crescere molto. Una tua impressione invece sul livello medio del campionato? Sì, secondo me si è alzato molto rispetto agli ultimi anni. Abbiamo squadre veramente forti come Eurobasket, Tortona, anche se ora è a 2 punti, però comunque una squadra, cioè, hanno dei giocatori veramente, veramente forti. Eurobasket, Virtus, la stessa Scafati è una squadra che è molto, molto fastidiosa. Poi la stessa Biella con cui abbiamo perso comunque a giocatori italiani buoni, americani forti, si è alzato secondo me il livello di questo campionato molto. Non si è ancora visto però qual è la vera classifica. No, ovviamente Siamo ancora un siamo po' le prime troppo giornate. presto, Io c'è ancora prendo troppa se gente che deve ancora sistemarsi e trovare le per misure. esatto, anche Tortona che è senza un giocatore come Ndoye, magari cioè anche loro accusano questa cosa qua. Però come il campionato è lungo, io l'anno scorso di questi tempi avevo 4 punti, non ne avevo 10, quindi alla fine abbiamo lavorato testa bassa a lavorare e siamo arrivati dove siamo arrivati grazie al lavoro e penso che quest'anno dovremo fare la stessa cosa. Ieri sera abbiamo visto il posticipo, penso che l'hai visto anche tu in parte, tra Bergamo e Agrigento, e a me Agrigento ha fatto una grande impressione. Sono una buona squadra, un'ottima squadra perché in questo momento sono primi, sono molto molto in forma, giocano molto bene insieme, difendono molto bene e infatti sono andati a vincere un campo difficile come quello di Bergamo. E voi adesso invece, venerdì sera, avete l'anticipo. Qualcuno si Contro lamenta perché magari era meglio avere un paio di giorni in più per Eurobasket. sistemare gli acciaccati, come si suol dire, però ormai bisogna, così è e così Ormai bisogna continuare non ci si può fare a giocare. niente, noi bisogna pensare solo a fare del nostro meglio, a allenarsi da stamattina, oggi pomeriggio, più duramente possibile per arrivare pronti alla partita di venerdì, che non sarà assolutamente una partita facile perché Eurobasket secondo me è una delle squadre più forti È un'altra di di quelle questo come si, che girone. si è attrezzata parecchio, Assolutamente, con diciamo. giocatori veramente Anche, forti. tra parentesi, ricordiamoci una vecchia nostra conoscenza come Damian Hollis, che anche nell'ultima uscita ha fatto 24, contribuendo in modo determinante allo score della formazione, chiamiamola la seconda squadra di Roma, dopo magari offenderemo qualcuno, No. vabbè, ma in ordine, diciamo, temporale, Tempora, sì. sono la seconda squadra di Roma. Che dire ancora di questo campionato? Secondo te si sta giocando bene o stanno giocando tutti alla stessa maniera o hai visto qualcosina di diverso? Tu poi sei il regista della squadra, sei quello che deve vedere un po' Ho meglio il visto ieri gioco. sera a vedere Bergamo Agrigento, come ho detto, Agrigento gioca molto molto bene in attacco, si passa molto bene la palla.
Ma anche la stessa Bergamo, secondo me, gioca molto bene. Ha un americano come Roderick che, secondo Detto me, sinceramente, è un fuoriclasse. se non usciva per falli, non so il derby come Quella è sarebbe. Da un un'altra. altro punto di vista, però, bisogna anche dire un'altra cosa, e dimmi tu se è vero o no, che una delle vostre priorità nel piano partita era quella di cercare di attaccare il più possibile e far falli a Roderick. Sì. Avevamo visto che lui è un giocatore fortissimo in attacco, in difesa tende un po' a contenersi, usiamo questo termine, anche se ieri sera quando doveva difendere ho visto Ho che fatto due o tre ha fatto azioni due o su tre difese, Bella, cioè dove, un paio anche quando l'ha portato in mezzo all'area a esatto, Bella, insomma, l'avversario non si è mosso, quindi è un giocatore di... quando, diciamo, quando si mette non se vuole difendere, sa difendere molto bene. è. Però niente, abbiamo deciso di attaccarlo e questa cosa ha pagato. E per fortuna poi la partita è andata avanti, abbiamo vinto, abbiamo recuperati e tutto quanto. Con lui in campo non so come, Oggettivamente non ma era così non era così facile. facile, Bisogna essere onesti. Siamo così in chiusura della prima parte della nostra trasmissione. Diamo la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Seconda parte della nostra trasmissione, andiamo sull'altra faccia della A2 Bergamasca. Parliamo della Bergamo Basket 2014. È la prima giornata dall'inizio dell'anno in cui abbiamo tutte e due le squadre sconfitte. Purtroppo era un'occasione che dovevamo mettere in preventivo prima o poi, perché obiettivamente nessuna delle due squadre era partita con l'obiettivo di puntare a vincere il campionato. Abbiamo con noi ospite telefonico Sandro Dell'Agnello, il capo allenatore della formazione giallonera cittadina. Sandro, mi senti? Ciao Germano, buonasera. Allora, faccio io una piccola premessa, mi dici se sei d'accordo. Bergamo ieri sera ha fatto una buona partita. Agrigento, ne parlavamo adesso con il tuo conterraneo Lorenzo Carotti. Abbiamo visto un Agrigento, però, che a mio parere è stata la miglior squadra che ho visto giocare in questo inizio campionato. Non tanto per quello che ha fatto vedere in attacco, anche se Cannon ha fatto in silenzio 17 punti e non mi ricordo quanti rimbalzi, quanto invece per l'organizzazione difensiva di Agrigento, e io ho visto soprattutto una ripresa sul vostro penetra e scarica, i siciliani riuscire a fare due o tre rotazioni, cose non proprio che vedi tutti i giorni. Ho detto qualche stupidaggine? No, sono abbastanza d'accordo. A me ieri mi hanno impressionato molto. Prendendo la partita di ieri direi che mi hanno impressionato sicuramente più di Roma, che è una delle favorite a vincere il campionato, perché sono grossi, sono atletici e hanno anche una bella dose di talento in attacco che forse non credevo, li avevo sottovalutati un filino. In più sono diversi anni che giocano lo stesso nucleo con lo stesso allenatore, sono diversi anni che giocano insieme. E quello proprio per fare cose tipo rotazioni varie in difesa e in attacco è un vantaggio enorme. Noi per la verità, e sono d'accordo, alla fine io stamattina ho rivisto la partita, noi abbiamo fatto anche una discreta partita. Peccato che soprattutto nel primo quarto abbiamo morso un pochino meno di quello che facciamo di solito. Loro hanno preso fiducia e poi per noi è diventata difficile. Per la verità nel quarto quarto, quando poi la partita era punto a punto, e quindi doveva prendere una direzione, loro hanno anche fatto due o tre canestri molto complicati con l'uomo addosso, uno a 24 secondi scaduti, quindi Due azioni di fila hanno fatto ai due azioni, 24, uno con Pepe e una con Ambrosin. tra l'altro riguardandoli uno era buono ma uno era a tempo Sì, scaduto, ma no. detto questo onestamente ieri ha meritato. Di quelle che ho visto fino adesso, la squadra migliore. Non posso, e ripeto, non do la, non ha, a una BB 14 che secondo me ha fatto una buona partita. Magari non al top, magari al massimo di tante altre volte, però assolutamente al di sopra, largamente al di sopra della sufficienza. Sì, guarda, sono d'accordo, ero un po' più negativo io ieri a caldo appena finita la partita, ma ripeto, stamattina me la sono riguardata e contro un avversario di quel tipo, perché veramente sono grossi, sono talentuosi, sono alti, hanno veramente tutto.
con questo Pepe che esce dalla panchina e Pepe è spacca le uscito dalla partite. panchina, anche ieri sera ha fatto danni Ma non è la prima veramente. volta, non è la prima volta. Per la verità, le ultime due Fisicamente non gli si volte. dà granché, però niente da Ma è un dire, c'ha una bel. bella mano. È un bel cubolotto, non è Ogni volta che alza facile. la mano, non dico che l'ha messa, ma quasi. Ma Gli anche ultimi canestri due, difficili. Anche ti garantisco, erano difficilissimi perché canestri aveva tutte e due le difficili, volte cioè. l'uomo addosso. Ieri sera ancora Roderick ci ha deliziato con almeno, gliene hanno dati 9 alla fine, però 5 erano assist di fattura, come chiamo io. Sono d'accordo, lui quasi tutti i palloni che tocca si trasformano in oro, perché poi è ovvio che tocca 100 palloni a partita e qualcuna può essere una forzatura, questo sì è vero, Ci mancherebbe. però quasi ogni passaggio diventa un assist, un semi-assist per il compagno, insomma è veramente un valore aggiunto. Se devo trovare proprio un neo Roderick che ha sbagliato qualche tiro libero di troppo, l'unico che riesco Sono a d'accordo. trovare. Sono d'accordo, noi abbiamo sbagliato diversi tiri liberi, abbiamo subito due o tre bombe di quelle che abbiamo già detto e siamo partiti troppo soffici. Questa è stata poi quello che ci ha condannato alla fine dei 40 minuti, alla fine di una partita, come hai detto te, che secondo me noi abbiamo anche giocato, non abbiamo giocato male, abbiamo giocato. Adesso stiamo vedendo ad esempio un altro canestro di Cannon, che ha fatto un giocatore di grande, grande sostanza, secondo me. Sì, molto, molto, senza zero fronzoli, sai che ha, e Assolutamente. quindi dopo ieri credo che l'abbia confermato all'80% al tiro dal campo di realizzazione, che è una cosa incredibile, su 5 partite l'80% al tiro, cioè, quando uno ha tanto ha il 55-60%. Ed è uno di quelli bravi, come si dice. Esatto, è uno di quelli bravi, esatto. No, proprio forse perché è capitata proprio davanti ai miei occhi, c'è stata un'azione in post basso di Cannon che si è girato, è andato sul fondo a segnare appoggiando al tabellone, ha fatto un movimento allucinante, secondo me. Cioè si è Guarda, lui girato con una velocità che il difensore non ne aveva nemmeno girato il collo nel frattempo. ha piedi molto rapidi, a dispetto della mole, perché Veramente. Cioè, azioni di grande qualità, ecco, cose a prescindere da sì. quello che segna, non segna, ci mancherebbe altro. Però ripeto, ieri sera non posso altro che dire che chapeau ad Agrigento perché ha vinto con merito e non al cospetto di una BB 14 scadente, scialba o altro, No, no, sono di una d'accordo. buona squadra, quindi non bisogna assolutamente prenderla in maniera negativa. No, assolutamente, anche perché poi dobbiamo ricordarci da dove veniamo e dove vogliamo arrivare, ecco, Esatto. perché poi è vero che ci eravamo fatti tutti la bocca buona, però poi sappiamo che dobbiamo sgomitare un bel po'. E adesso si bisogna subito guardare al prossimo impegno. Sì, andiamo a Capodorlando, un'altra squadra molto in forma, insomma molto in palla, ha vinto le ultime tre partite, se non sbaglio, un'altra squadra che ha tanti punti nelle mani e questo aspetto viene esaltato soprattutto quando giocano in casa, però io credo che noi possiamo giocarcela con tutti, come è vero e non è una banalità che possiamo anche perdere con tutti, però non c'è un campo dove partiamo e diciamo lì non abbiamo speranza, questo no. Io credo che se facciamo una partita quadrata abbiamo le nostre chance di vincere a capo. Ma l'avete anche dimostrato in quel di Scafati, Scafati. poi anche nelle altre occasioni, cioè anche a Treviglio stesso nel derby, non è che è andata a finire al supplementare, però Esatto, non è che siete no, andati no, a, come si suol dire, a guardare gli altri giocare per tutta la partita. ma no, noi abbiamo per ora onestamente dobbiamo essere non contenti, contentissimi. Abbiamo fatto tre vittorie, di cui due con squadre importanti come Scafati e Roma, ne abbiamo persa una fuori casa al supplementare. E poi ieri contro un Agrigento che veramente ci ha impressionato, quindi il nostro tabellino di marcia per ora è più che positivo. Condizioni fisiche? E non ho novità stamattina, quindi come si dice nessuna nuova buona nuova, dovrebbe Va essere tutto sotto controllo. bene così, quindi. Va bene così. Grazie Grazie Sandro, in bocca al lupo, a una prossima occasione. a voi, buona trasmissione. Hai visto anche tu la partita ieri sera? Obiettivamente, c'è stata dei 4-5 assist di Roderick, dove si suol dire segniamo anche io. Ma come ho detto prima, secondo me è un giocatore che
per come passa la palla potrebbe stare tranquillamente in Una Serie A. grande naturalezza, diciamo, Sì, soprattutto fa le quello. cose, sembra non dure Sembra quasi fatica. che fosse la cosa Sì, più sì, sì. Esatto. banale del mondo, è stato. Che si era fatto. 90% degli altri giocatori, se pensa di fare un passaggio del genere, va a finire di No, fare delle non lo cose che pensi vanno a neanche, io non lo penso neanche, finire. esatto. Come una volta si diceva che dopo un passaggio del genere c'era già l'allenatore con le braccia in panchina per il cambio. Però lui è Diamo merito quindi alla maturo. Sì, qualità sì, di sì, questo sì. giocatore. Torniamo Assolutamente. invece a un altro campionato delle Bergamasche, parliamo della Serie C Gold. Abbiamo in collegamento telefonico Luca Belotti, che è il general manager della XXL Blu Arobica Bergamo. Luca, mi senti? Sì, eccomi qui. Allora, Buona giornata Luca, a tutti. Dimmi. sapevamo che era difficile. Quanto è difficile, quanto è stato più difficile del previsto? Diciamo che secondo me hanno avuto un ruolo importante i due infortuni che abbiamo avuto, quelli di Moretti e di Viero, Moretti e Viero che ci stanno accorciando quelle che sono le rotazioni. Questo è il vero motivo per cui adesso non è che dobbiamo vincere il campionato. Con Fabrizio e con la società ci siamo detti che è una squadra che deve crescere non tanto per quest'anno ma per il futuro. Il progetto è un attimino quello. Le due rotazioni che ci vengono private da questi infortuni accorciano ulteriormente una squadra giovane. Perché non dimentichiamo che abbiamo dei 2001, dei 2000 in campo, abbiamo un cabina di regia Filippo Lani che pur essendo secondo me un talento molto molto forte già sta giocando quasi 40 minuti a partita e quindi questo ci dà un pochettino di, così, non di fastidio, ma ci Beh, crea dei problemi. sicuramente un limite a questo punto non avere un cambio Assolutamente, assolutamente. Speriamo non di è anche un vantaggio per chi prepara le partite contro di voi, dobbiamo essere sì, quello obiettivi della cosa. sicuramente. Ecco, aggiungici che i nostri senior sono senior che sulla carta sono così, ma cito Boccafurni per prendere un esempio che sicuramente ha dei numeri, ma che deve ancora imparare a essere il leader di questa squadra. Abbiamo il secondo turno infrasettimanale, giocate domani sera a Gardone, Gardone che è uno degli attacchi più prolifici del campionato, non è sicuramente una delle occasioni più semplici di andare a giocare, ma l'occasione però per fare un passo in avanti. Sì, io vedo che al di là dei risultati che ci condannano ad ogni partita, perché siamo 0-6, non dimentichiamolo, io vedo dei progressi ogni settimana. Ogni settimana abbiamo lo Stucchi di turno piuttosto che Perego, piuttosto che Pirovano, piuttosto che Bonacina, migliorano insieme a tutti gli altri under. È chiaro che paghiamo molto in trasferta il fatto di essere una squadra giovane. E quindi domani sera a Gardone non sarà una cosa semplice, ma noi ci proviamo come tutte le volte, Qual è l'aspetto positivo che hai visto fino adesso? Forse quello che avevamo già sottolineato adesso. insomma. Ma l'aspetto positivo, ma magari mi ripeto, secondo me i ragazzi stanno crescendo. C'è un gruppo fantastico, cosa che purtroppo negli ultimi anni, complice il cambio generazionale che doveva esserci. L'aspetto positivo appunto è il gruppo, poi dopo se si vince magari siamo tutti più contenti tutti, per carità, però vedo un gruppo molto coeso, sono 15 ragazzi che stanno veramente lavorando 4 volte alla settimana, si stanno impegnando e stanno avendo dei miglioramenti. Il neo, se dobbiamo trovare un neo, sto guardando adesso le statistiche, è il 54% dei tiri liberi, che neanche le Quello è un donne po' hanno tutti questi tiri. 54 tiri liberi, 24 o 26, non ricordo bene, da 3, insomma, qualcosina di più si può fare. Sì, si può fare sicuramente. Poi, come giustamente dicevi tu, dopo la prima partita veniamo scoutizzati come è giusto che sia, e quindi capisci che se uno dei tre citati viene scoutizzato e si preparano le partite su quei due lì, è chiaro che le percentuali si abbassano. Però ci stiamo lavorando, insomma.
Un giudizio invece in generale sul livello del campionato, ti piace? Sì, il livello diciamo che il campionato secondo me è spezzato da questa formula in due campionati. È chiaro che se io vado a Soresina e perdo di 1 o di 40, come è successo, per noi cambia ben poco. Preferisco, mi dà più noia perdere in casa con Cernusco o Alissone, che sono quelle su cui io devo fare il campionato per la seconda fase. Direi che forse la gara vera che lascia più rimpianti è quella con Cernusco, Sì, quella con Cernusco, perché lì proprio si è visto che le rotazioni ci hanno veramente penalizzato. Altro dato che ci penalizza, e questo l'abbiamo visto con Iseo, quando abbiamo i vecchi marpioni, chiamiamola così, che si appoggiano al giovane, il fallo non viene mai fischiato, ma giustamente, perché comunque uno si adegua poi a quello che è il livello del campionato. Diamo quindi l'appuntamento, ricordiamo, domani sera l'infrasettimanale, giusto? Poi Esatto. tornate in casa domenica alle 18. No, 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 abbiamo due aspetta. trasferte. Ah, due trasferte, scusami. Andiamo sabato nella ridente Ah, Sustinese, andate qua dietro l'angolo. nel territorio di confine, come chiamiamo di Esatto, solito, nel nella territorio di Sustinente. confine, quella potrebbe essere una partita, almeno dalla classifica, che Un po' più potrebbe la vedere. portata, mettiamola Sì, più che altro per così. capire sì, se c'è qualche passo in più che riusciamo a fare. I ragazzi stanno lavorando, come ti dicevo prima, con morale, anche se 0-6 è chiaramente pesante per tutti, ma siamo pronti anche. Era una cosa, direi, abbastanza prevista. Ecco. Notizie su Moretti e Viero? Ma Moretti, spero di recuperarlo per l'11 di novembre, quando giochiamo in casa. Viero, penso che si sottoporrà a un'operazione, perché ha un problema a una spalla, e lì vedremo un attimino se magari fra un mesetto metterci sul mercato per capire se trovare un altro under da far crescere, insomma. Grazie Luca, appuntamento alla prossima. Torniamo Grazie a voi, buona giornata. in studio per dare subito la linea alla regia per la seconda pausa pubblicitaria. Torniamo in studio, terza e ultima parte della nostra trasmissione e andiamo a toccare il settore femminile che ha dato più dolori che gioie in questo fine settimana. Ricordiamo la sconfitta, per cui rimane a 0 punti la Fassigruia del Weiss Albino, che ha retto dignitosamente, ma non è riuscito ad andare oltre il confronto con una delle principali candidate al vertice, che è Costa Masnaga. È arrivata invece la seconda vittoria in Serie B del Don Colleoni Trescore, che è andata a vincere sul campo del neopromosso San Gabriele. Invece doppia sconfitta in Serie C per Casicasa Parre e Visconti Brignano, che sono state rispettivamente sconfitte in casa da Valmadrera e dalla Costa Masnaga, che presenta in Serie C una squadra under 18. Per affrontare un po' le problematiche del settore femminile abbiamo in collegamento Monica Stazzonelli. Monica, mi senti? Sì, salve, salve. Ciao Monica. Allora, Ciao. andiamo un po' per ordine. Serie A2, si sapeva che era dura, ma forse si sta rivelando ancora più dura del previsto, anche perché ci sono tanti infortuni e tu ne sei ben a conoscenza perché stanno attingendo a piene mani dalle tue under 18 per riuscire a fare allenamento. Sì. Sì, purtroppo è stata una stagione partita male. Ci sono stati subito infortuni grossi perché si è rotta il ginocchio Sara Moro e poi purtroppo si è unito l'infortunio a Michela Gionchiglie e chiaramente sono due giocatrici fondamentali per il roster. E adesso piano piano stanno cercando di inserire un po' nei giochi anche la straniera che era arrivata un po' in ritardo, quindi anche lei sta sicuramente facendo fatica. Ecco, questa forse è un po' la nota più dolente di questo Sì. inizio campionato, perché da Presley ci si aspettava un Qualcosa di rendimento più. più da straniera, e invece nelle ultime l'ultimo poi è stato abbastanza desolante, un punto a referto per una straniera. Non è sicuramente quello che ci si aspetta. Onestamente ci aspettavamo qualcosa di più.
senso che una squadra composta da giovani, perché comunque è una squadra molto giovane, anche la 2, l'apporto della straniera doveva essere sicuramente differente. Adesso Adesso vediamo arriva che la cosiddetta gara che non si può sbagliare in casa con Carugate, sabato sera al Pala Raffa Martini a Torre Boldone, e lì probabilmente, lì, non dico che è un appuntamento fondamentale, ma importante per ma sicuramente. proseguire. Sicuramente lo è, nel senso che servono i 2 punti. Prestazione buona o non buona, serve sicuramente adesso muovere la classifica. Esatto, come non si sa, però l'importante è portare a casa, come Sì. si dice, di uno di Diciamo tabella che all'ultimo per secondo questa di partita sì, anche una tabella da tiro libero andrebbe bene. esatto, qualsiasi modo, anche su autocanestro, ma l'importante è vincerne e portarla a casa. Sì. Andiamo invece poi alla Serie B, che affrontate con un gruppo pressoché totalmente giovanile, ci sono soltanto due senior, Morandi e Locatelli, e Sì, e Maria anche Locatelli Boccanti, anche addirittura se è del... giovane, però non è più senior. Va È bene, senior, la scusa. consideriamo però Una ancora, giovane, sì, ancora decisamente. è soltanto di un'età fuori, di un anno Sì. fuori, quindi non esageriamo. Maria Locatelli poi si è anche fatta male alla caviglia, Sì, purtroppo anche ieri abbiamo avuto una brutta notizia, deve stare fuori ancora un mese. e questo non è sicuramente buono, però andiamo a guardare il lato positivo, la vittoria sul campo del San Gabriele Milano, Sì, netta, molto, diciamo che per noi era 4-4, importantissima. 6-5, niente. Importante per primo perché è la seconda vittoria stagionale, tiene buone, e Certo. poi perché Per la salvezza. stanno giocando Certo. tanto le ragazze ed è un po' lo scopo principale Ma guarda, noi quest'anno la di Serie B questa l'abbiamo fatta stagione. solo ed esclusivamente per far giocare le nostre giovani le più interessanti, perché quelle che insomma non erano state scelte da coach Tibial per la 2. Quindi diciamo che insomma il nostro scopo era quello di far crescere i giovani e lo stiamo facendo perché sono totalmente protagoniste. E speriamo anche di riuscire a salvarci perché insomma sarebbe anche per loro una bella soddisfazione. Direi due nomi su tutti fino adesso, Laube e Torri. Sì, diciamo che loro vengono già comunque da un percorso importante perché hanno fatto negli ultimi 2 anni finali nazionali da protagoniste. Laube l'anno scorso penso sia stata una delle migliori forse in Lombardia a livello under 18. E Torri era in grande crescita già a fine anno, quest'anno secondo me sta prendendo molta consapevolezza. E poi c'è sempre la quindicenne lunga. Guarda, io sono convinta che lei da gennaio comincerà a spostare molto anche in Serie B. Adesso lei si sta confrontando con una pallacanestro diversa, perché l'anno scorso ha fatto praticamente solo un campionato regionale e chiaramente adesso si Lasciamole sta almeno il prendendo. tempo Sì, di sì. capire dove è finita. Dove, no, beh, l'ultima partita contro Milano Star ha preso comunque 10 rimbalzi, insomma, Che diciamo insomma, che sicuramente una nota come si molto dice, se non positiva. arrivano in testa bisogna andarli a prendere. Giusto, bravissimo, proprio quello. Però io ho grandi aspettative perché è una ragazza intelligente, che ha voglia, fisicamente incredibile, perché comunque è veramente molto dotata, e anche tecnicamente, secondo me, calcolando i 15 anni, manca proprio un po' di esperienza. E ci manca solo che una di 15 anni abbia anche esperienza. Giustamente, no, esperienza intendo, scusa, intendevo proprio nel giocato, perché A magari quel sai, se punto. faceva un po' di, magari qualche campionato un po' più importante negli anni passati, sicuramente era un po' più pronta. A quel punto, se no la vedremo già nella NBA, se Sì, e poi fosse dico già io pure che esperta. faccio se non palestra, se non mi date più niente da Se no a allenare. quel punto, cosa serbi? Giusto. Andiamo a affrontare l'altro argomento che ti è molto caro. Sì, infatti stavo per entrare in argomento e Esatto. speriamo che a breve di riuscire anche a far giocare la nostra 2004 Riccio, che purtroppo è ferma ai box per un particolare burocratico, che è un'altra giocatrice di un grandissimo talento che in Serie B potrebbe veramente fare la differenza. Ricordiamoci che lei è una 2004 E 4, ed però è una delle... fisicamente devastante proprio. Esatto. Tu mi hai detto playmaker del futuro, giusto? Sì, sicuramente. L'anno prossimo sarà comunque il nostro play guard per la 2, insomma, una delle giocatrici sicuramente nel roster da 2. Più fisica di Monica Stazzonelli quando giocava, ma meno... Allora, più fisica sicuramente. Guarda, Lea, io ho
ho allenato parecchie ragazze in questi ultimi 15-20 anni. Lei veramente è molto molto completa, ha talento fisico, visione di gioco, veramente una bella giocatrice. Speriamo di riuscire a tenerla centrata di testa, che sai, è uno dei particolari importanti per fare una giocatrice. Non da sottovalutare. Bravissimo, quindi. Bravissimo, però veramente un grande potenziale. Ti faccio due domande scomode, ma le faccio spesso agli allenatori, vediamo se tu mi rispondi, so che non hai tanti peli sulla lingua. È da un po' di anni che alleni giovanile. Qual è il giocatore o la giocatrice, perché hai allenato anche maschile, che, su cui non facevi grande affidamento e che poi invece è sbocciato, e chi invece ritenevi potesse essere un talento da livello superiore che poi invece non è riuscito ad andare oltre tanto? Aia. Allora ti parlo di femminile? Sì, certo. Preferisco assolutamente. Adesso. Allora, diciamo che Francesca Minali, mi aspettavo che facesse una carriera più importante, perché comunque secondo me era una ragazza che aveva un potenziale incredibile, e poi vabbè, adesso è in America, quindi non so. Però, diciamo, insomma, che l'abbiamo un po' persa di vista quasi tutti, sì, credo. Sì, però diciamo che ha fatto un paio di anni in A2 qua a Crema, non è che aveva... Sì, ma senza, diciamo, molto. Abbastanza anonimi, sì, nulla, sì. Di... E lei secondo me era una giocatrice che poteva fare veramente... Da lì poi anche le scelte che personali che ognuno fa contano. Hanno condizionato, magari... sicuramente. Eh sì. E invece qualcuno in cui non pensavi avesse granché, e invece è sbocciata. In mente. Allora, diciamo che le giocatrici che stanno adesso in A2, tipo Panzeri, è comunque una ragazza che secondo me tecnicamente non è che sia molto dotata, però è riuscita a sfruttare il 100% della sua fisicità, del suo agonismo, della sua voglia, è riuscita ad arrivare comunque secondo me a livelli molto alti per lei. E... grandi giocatrici, diciamo che le giocatrici che ho allenato bene o male sono arrivate tutte dove pensavo. Più o meno dove pensavi arrivassero. Sì, sì, grandi sorprese. Nel maschile mi ha colpito molto Luca Manenti, che io l'ho avuto praticamente solo un anno perché era appena arrivato e veniva anche lui dal regionale così, e l'ho visto giocare l'anno scorso, veramente grandissimo giocatore secondo me può diventare. Un 4 moderno possiamo dire. Sì, lui sì, veramente. Ha mani buonissime, c'è una visione di gioco incredibile. E adesso vado a toccare un altro tasto che a te piace sicuramente, il futuro di quello che è il gruppo Under 14 di adesso. Femminile parli sempre, certo. Il nostro Rosa. Orologio, allora, diciamo. È un gruppo futuribile, certo, perché fisicamente sono tutte atlete. Diciamo che forse è il primo gruppo veramente fisico di questi anni da Bergamo. Sì. Beh, diciamo anche l'Under 16, eh. Sì, però diciamo questo è ancora più futuribile, probabilmente. Sì, sì, questo qua sì. Poi speriamo anche nell'anno prossimo di riuscire anche a inserire qualcun altro, certo, che è rimasta fuori. È un gruppo, abbiamo presente dentro, secondo me, delle 2005 fisiche, però in questo momento ancora non sono... Cioè, c'è da lavorarci tantissimo. E poi abbiamo, secondo me, 3-2006 veramente interessanti. Molto, proprio. Quindi si può sperare bene. Sì, vabbè, io penso che comunque il progetto Rorosa, che siamo partiti un po', diciamo, da un paio di anni facendo questi reclutamenti, unendo veramente tutta la società, facendo adesso inizieremo a fare ancora raduni. Diciamo la seconda fase del progetto Rorosa, sì, chiamiamola. Sì, dai. Sì, dai. Penso che sta dando buoni risultati, nel senso che l'impegno è tanto, perché tra allenamenti, raduni, selezioni, è molto impegnativo. Però i risultati secondo me si vedono. Poi c'è molto entusiasmo, quest'anno siamo arrivati a fare 100 ragazze tesserate, insomma un bel risultato. Quindi un futuro più positivo di quello che abbiamo alle nostre spalle? Ma spero di sì, sicuramente. Insomma, abbiamo comunque, adesso la cosa importante è rimanere in A2, perché sennò tutti i bei progetti... questo infatti, vale. Voglio uscire un po' invece da quello che è la realtà. Monica Stazzonelli, ex giocatrice, chi ti assomiglia? Chi vedi una giocatrice che ti assomiglia in Serie A, intendo, non soltanto qui nell'Oro Rosa? C'è qualcuna in cui ti rivedi? Ma io, guarda, ero una giocatrice abbastanza tipica, perché col problemi al ginocchio che ho avuto ero veramente lenta di gambe. Forse col basket di oggi avrei fatto molta, molta fatica.
avevo un grandissimo talento sicuramente offensivo, visione di gioco. Diciamo che vedo un po' dei pezzi di giocatrici. Diciamo che ecco, tipo, non so, c'è Sottana, in alcune cose a me un po' mi riuscivo un po' a rivedermi con molto meno fisico di lei, però. Certo. E se invece dobbiamo ricordare la migliore giocatrice con cui hai giocato assieme? Allora, ho giocato con tante giocatrici forti. Appunto per quello. Ho giocato con Pollini, con Follin, con Todeschini, che secondo me con... Anche con Gordon, mi sembra, giusto? Con Brigitte Gordon, con Raja Mujanovic, insomma, non finisco più. Sì. Ho giocato con le 12 giocatrici più forti che c'erano in quel momento, con la Comenzo. Però una che ti rimane impressa? Guarda, anche non solo come giocatrice, ma anche come persona, magari. Allora, come giocatrice, solo proprio giocatrice, diciamo che Mara Follin era una certezza. Cioè, tu sapevi che lei in campo c'era e nel momento decisivo avrebbe fatto la cosa giusta al momento giusto. A livello di talento, quella che mi ha più impressionato era Francesca Zara. E poi Silvia Todeschini, che secondo me a livello di playmaker era che c'è stato in quei 20 anni lì che ho giocato io. Una testa cestistica sopra le altre, mi permetti? Sì. Una. Non ho capito, scusa. Una testa cestistica sopra la media. Sì, senza ombra di dubbio, sì. Sicuramente non un talento fisico, perché Silvia, senza offesa, non era sicuramente un talento fisico, ma due mani e una testa pensante di basket sopra la media. Sì, sì, veramente. Grazie Mochi. Grazie a voi. A presto e bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie mille, ciao. Torniamo in studio e andiamo ancora con il nostro ospite. Abbiamo già detto prima del futuro. L'obiettivo principale del prossimo mese per Lorenzo Carotti. Se dico diventare veramente il playmaker della Remer? Sì. Può essere giusto. Può essere giusto, no? Può essere obiettivo, sì. Devo svegliarmi, dai, diciamo. Sì. Siamo diretti. Devo svegliarmi, devo iniziare a giocare senza fare cose ovviamente straordinarie. Nessuno infatti pretende che ti... Però devo dare un supporto maggiore alla squadra. Far vedere il vero Carotti. Sì, dai, diciamo così. Dai, mettiamola così, giusto per semplificare. A questo punto, qual è la cosa secondo te più importante dove devi fare il... In fase di playmaking, in fase realizzativa, in fase difensiva, dove... Ma secondo me è importante che sia lucido e sempre positivo, perché in un momento del genere, se io penso a fare canestro, penso a... cioè son cose che vengono dopo. Adesso essere positivo, aiutare i miei compagni, essere una presenza importante all'interno della squadra. Direi che soprattutto quello, una presenza importante, ed è quello che noi tutti ti auguriamo. Grazie. Siamo così in chiusura di questa nostra puntata. Il ringraziamento naturalmente va a Lorenzo, con grazie il bocca al lupo, per rivederlo nella prossima occasione con un bilancio sicuramente più importante sia per la squadra che personale. Speriamo. Il ringraziamento più grosso va a voi che ci avete seguito da casa. La raccomandazione, sono noioso, lo so, però me la dovete concedere, è seguite le nostre squadre, soprattutto sui campi, ne vale sicuramente la pena. Grazie, arrivederci. Weekend.